Non è un attacco, è semplicemente una comunicazione di servizio, perché noi facciamo sempre le cose alla luce del sole, non lo facciamo all'ombra anche spesso fetida di alcuni palazzi, e di conseguenza non abbiamo detto altro alla città che quello che avevamo annunciato lo abbiamo fatto. E di conseguenza abbiamo pure evidenziato che tutti gli attacchi che abbiamo subito, compreso anche quelle che sono le intimidazioni, anche sotto il profilo delle citazioni civilistiche, ovviamente non solo non ci fermano, ma ci rendono ancora più convinti che questa battaglia è giusta, bisogna farla, perché si è connessa con quella politica, perché non ci può essere una città libera di volare sotto il profilo politico se c'è qualche connessione che diventa una zavorra, e quindi ogni atto politico rischia di diventare un procedimento penale, perché magari chi sta al di là del palazzo non gradisce l'inquilino che c'è a Palazzo Zanca. Ecco, è una grande battaglia di liberazione e, mi permetto di dire, una difesa per tutti i magistrati onesti, per tutti gli organi inquirenti onesti, che ce ne sono tanti a Messina, tant'è vero che sono ancora incensurato, lo sottolineo, e perché all'interno del Tribunale ho avuto la fortuna di incrociarmi anche con uomini e donne che, al di là delle pressioni, perché si sentiva nell'aria quello che si respirava in certi momenti, hanno semplicemente guardato con obiettività De Luca e lo hanno assolto.